settimana aveva detto che sarebbe stata una battaglia, e battaglia è stata, però ci abbiamo messo un po' del nostro. Battaglia, come avevo detto, come tutte le domeniche ci dobbiamo attendere. Il primo set ci abbiamo messo del nostro, perché giocando un'ottima palla a volo ce la siamo complicata per tre episodi strani, tre episodi che poi ci hanno tolto un po' di tranquillità. Io devo dire che oggi noi abbiamo giocato un'ottima partita, forse la nostra partita migliore in attacco. E devo dire anche un impatto fisico veramente importante. Al tie break si è vista questa differenza, veramente oggi bene. Quindi oggi qualcuno ha detto che contro Siena avevamo avuto fortuna, e invece non abbiamo avuto fortuna. Questa è una squadra che in questo momento gioca, con questa vittoria, se non erro, siamo matematicamente nelle prime quattro, e quindi nelle otto che si giocheranno la Coppa Italia, è già il piccolo grande traguardo. E quindi molto bene. La prossima settimana ci aspetta Castellana Grotte, che ieri ha perso con il Siena. Che cosa andiamo a fare? Ci andiamo con un buon spirito, con una partita ci attende chiaramente durissima, perché Castellana Grotte è un'ottima squadra. Ci andiamo con la consapevolezza che a questo punto insomma ci giochiamo le posizioni alte della classifica. Siamo a tre punti dalle prime, e questo insomma è una grande prima parte di campionato. Ok, grazie. Bella prova della sua squadra. È un punto perso o un punto guadagnato? È difficile dirlo, no? È difficile dirlo a caldo, perché quando si è lì si vuol sempre vincere. Secondo me venivamo da una sconfitta un po' difficile da digerire. Io alla squadra avevo chiesto un cambiamento di atteggiamento, un cambiamento di reazione nei momenti di difficoltà, e credo che questa ci sia stata, anche perché abbiamo recuperato spesso, in difesa si è mostrato volontà, carattere, determinazione, quindi secondo me è un punto guadagnato. Quindi ecco, ma si aspettava un Tuscania così, che veniva dalla bella prova contro il Siena? Oggi il Tuscania è stato un po' sottotono. Oggi Tuscania è stato sottotono. Tuscania fino adesso ha fatto bellissime partite, partite con un po' di difficoltà. Io mi aspettavo una partita molto difficile, perché appunto veniva da una vittoria importante contro Siena nel suo campo, quindi ancora a maggior ragione. E in questo momento credo che però noi dobbiamo guardare un pochino a noi stessi, quindi parlo della mia squadra. Credo che è più importante in questo momento guardare dalla nostra parte più che dall'altra parte, quindi se stai bravi anche voi a metterli in difficoltà, certo, quello certo. Tutto al servizio, secondo me abbiamo fatto cose egregie, tant'è che siamo riusciti a mettere un po' in difficoltà Tuscania. Niente, poi sono state situazioni un po' anche di nervosismo, d'azioni lunghe, azioni caratterizzate dal video check anche, quindi è stata una partita dagli strappi nervosi importante, insomma. Vabbè, grazie.